così lo dico scherzosamente, una lectio magistralis fra sulla differenza. Non mi sarei mai permesso. L'ho detto. Non mi sarei mai permesso. Lo sarebbe usassimo i termini e loro sentivano. Peraltro, e infatti, io stavo cercando poco fa di venire l'incontro, ma lei non l'ha capito quando fuori il microfono ha detto che io non leggo, perché ha fatto una differenza tra illicità e illegittimità degli atti, c'è cioè una differenza enorme tra i due concetti. Però io la prego di fare la stessa lezione magistralis anche sulla differenza tra termine ordinatorio e termine perentorio, perché lo dico a beneficio del microfono. Mentre ha detto lei fuori microfono che questo termine ormai scaduto è un termine ordinatorio, quindi significa che non comporta nessuna conseguenza, sempre fuori microfono, se vuole mi smentisca, lei ha detto eventualmente se ci sarà una sanzione sarà a carico della giunta. Le sanzioni la legge le applica solo in caso di mancato rispetto dei termini perentori. Quando un termine non prevede delle sanzioni è esso stesso un termine ordinatorio. In questa norma le sanzioni sono... Quindi, diciamo, se poi mi spiega qual è la differenza, perché se è un termine ordinatorio non ci sarà nessuna sanzione nemmeno per voi. Se lei la prevede, chiaramente non è così e quindi ci saranno delle conseguenze per l'ente comunale, non per la giunta. Poi, piccola curiosità, aveva detto che da questo momento in poi il dottore Magnisi è disponibile a darci una mano, se non avevo capito male. Volevo solo capire se il dottore Magnisi è in pensione oppure no, se è andato in quiescenza oppure no, perché dico per capire tecnicamente, per capire tecnicamente come ci può aiutare, se ci può aiutare e questo adesso, in quale qualità, e lei questo adesso gentilmente ce lo chiarirà. E il collega Santarco faceva anche riferimento al nuovo bando per la nomina del ragioniere generale, ma io, dottore Santarco, mi ricordo, collega, che di bandi ce ne sono due, ne sono stati messi due, non uno. Uno che aveva carattere di temporaneità e un altro che aveva un carattere, diciamo, di indeterminatezza. Questi due bandi mi pare che risalgono a almeno 4-5 mesi, dico, non voglio ricordare male la tempistica. L'esito non lo sappiamo, soprattutto quello di natura determinata, a carattere determinato, vorrei capire a che punto è, come procedura, visto che il mandato sta scadendo un po' per tutti e quindi a meno che non dobbiamo avere un nuovo ragioniere generale che duri una settimana, 10 giorni, volevamo capire insomma la tempistica a che punto sia. Io ho sempre parlato di questa assoluta inopportunità, per non dire altro, di una carica che doveva rimanere tale solo per poche settimane, mi pare che sia passato già un anno con tutta questa responsabilità a carico del dottore Le Donne, e ho parlato anche di incompatibilità di ruoli, l'ho detto sempre davanti a tutti i microfoni possibili. Non ricordo tutto quello che hanno detto i colleghi, per ultimo che la dama sulle esternazioni oltreoceano del sindaco pacifista, che pacifista non l'ha mai stato, però la rabbia con cui lui e gli assessori sono scagliati contro il Consiglio Comunale l'hanno fatto pensare male. Però la domanda è questa: in commissione, assessore Cuzzo, voi avete detto a gennaio che stavate valutando di modi di uscire dal tenere qui, ma siccome da buon padre di famiglia il Comune aveva l'opportunità di sfruttare il mutuo, il piano di equilibrio, e quindi aderire al fondo di rotazione, sembra stupido non prenderlo. E a quell'epoca, parliamo di due mesi fa, tutto andava bene con un piano impostato sui 10 anni. Nel momento in cui democraticamente il Consiglio Comunale boccia l'ipotesi di spalmare in 20 anni questi debiti, cosa cambia rispetto a un piano che già di per sé, dalle vostre parole, funzionava? Cosa, e la domanda che sorge spontanea è un'altra: questa rabbia è venuta perché questa rabbia o questa esasperazione è aumentata perché col piano ventennale avevate già pensato di fare altre cose, cioè con risparmio, con il criterio della rata più bassa, avevate pensato di spendere già questi soldi, o addirittura, dico, è un'ipotesi, secondo me non fattibile, ma la butto
butto lì come la sto pensando, perché non sono un tecnico. Ah, è che avete impegnato somme sul piano di riequilibrio ventennale, che avete impossibile questa cosa. Questo è impossibile da fare, giusto? Però un pensiero forse l'avevate fatto. E perché guardi, l'equilibrio è saltato all'ATM, dove dice che già le avevate promesso delle risorse aggiuntive. Ma io la faccio da cittadino, da consigliere comunale, da assessore Cozzola, perché questo dubbio mi è venuto. O non avete detto la verità, o quantomeno avete edulcorato quella situazione del piano di equilibrio decennale, facendo capire che tutto andava a gonfie vele e non era così. Oppure sul nodo che è arrivato al Consiglio Comunale avete esagerato un pochino, almeno una delle due. O avete esagerato dopo, o non avete detto tutta la verità, o avete addolcito, ecco, la verità del piano decennale in maniera, come dire, da campagna elettorale, perché ormai siamo abituati a una campagna elettorale, sì, non è mai riuscita la campagna elettorale, quindi tutto fa brodo. Questo è quello. Il tema è semplice e credo che siamo tutti e due dalla stessa parte. Presidente, sto parlando di una cosa concreta, se ne vuole io concludo, se no io faccio la mozione e la chiudo. Però io ho bisogno di un argomento così importante, porre dei quesiti ben precisi. Io credo che dobbiamo materialmente costruire, e la proposta numero 10 io credo che intanto non dà risposta alla delibera 91. Smettitemi sempre se non è vero. Sulla 91 la quarta delle volte riconferma il deferimento, tranne alcune eccezioni che li richiamo. La 232 entra su altri documenti finanziari di questo comune, nello specifico sia sul piano di riequilibrio sia sulle partecipate. Allora io faccio una mozione alla Commissione. Io credo che è necessario, così come ho detto nel mio primo intervento, ai sensi della legge, la famosa legge finanziaria, che il Collegio dei Revisori dei Conti prenda in esame e faccia una relazione dettagliata, primo, per controdedurre la proposta numero 10, due, per fornire alla Commissione alcuni elementi tecnici necessari per superare i deferimenti e le azioni conseguenziali al riassorbimento del deferimento con precise determinazioni. La collega Russo, che ringrazio, ha chiesto in maniera dettagliata determina dei dirigenti che sono stati chiamati in causa. E signor ragioniere generale, signor direttore delle partecipate, siccome diciamo la Corte dei Conti focalizza delle criticità sostanziali per il mantenimento degli equilibri di bilancio sulle partecipate, e da quello che ho letto io qua credo che non siano sufficienti queste risposte. Credo che il Collegio dei Revisori dei Conti, perché assessore Cuzzola, capisco tutte le dinamiche, le dialettiche dei ruoli, ma io credo che è necessario che anche la Giunta, che fino ad oggi ha prodotto atti gestionali, assuma una responsabilità su questi deferimenti della Corte dei Conti. Per cui chiedo che venga messa in votazione che la proposta di delibera vada trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con tutte e due le deliberazioni, sia la 91 sia la 232 della Corte dei Conti, assieme alla proposta di delibera numero 10, per una relazione dettagliata e per tutti i suggerimenti necessari a superare le criticità fin qui emerse. Grazie.